Bene ragazzi, il focus di oggi sarà sugli addominali. Partiremo con un warm-up da 8 minuti dove faremo un total body e dopodiché partirà poi il workout vero e proprio che va a tagliare il vostro addominalino. Così la prova costume non fallirà. Siamo pronti ragazzi? 14 secondi e si parte con un bel inchworm. 40 di lavoro, 20 di pausa, ma non sarà una pausa statica, eh? Voi seguitemi. 2, 1, inchworm normale. E cammino, 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 arrivo, stringo gambe, glutei, addome e risalgo su. Voilà! E di nuovo. Bam, bam, bam. E qui. E arrivo e risalgo. Arrivo. E risalgo. Ok. 20 secondi. Mobilità braccia. Avanti. Indietro. 2, 1, let's go. E push up. E cammino. Non ce la faccio fare il push up, nemmeno un push up così. No, prove. Ginocchia appoggiate. Push up. E risalgo. Non trascinatevi, mi raccomando. Cammino, cammino, cammino. Piuttosto lo faccio piano. Ginocchia. Push up verticale. Su, disteso. Cammino, cammino, cammino. Forza. E su. Molto bene. Bacino. Wow. Incio e mountain. Pam, 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 pam. Arrivo. Ognuno con la sua velocità del mountain. E risalgo. Cammino, cammino, cammino. Su, su. E su. 2, 1. Bene, antiversione e retroversione. Corpo è fermo, è il bacino che si muove. Prossimo sarà inchworm, push up, mountain. Tale. Let's go! Cammino, cammino, cammino. Push up, mountain. E return. Su. Cammino, 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 cammino. Push up, mountain. E risalgo. Four. Non è che perché mancano 4 secondi non lo faccio l'ultimo, eh? Recupero qui piuttosto, ok? Buona! Adesso me li godo questi secondi di pausa. E cammino, 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 cammino. Push up! Burpee e mountain. Burpees, ok? Passo! Cammino, cammino, cammino. Push up! Mountain! Giù! Là! E via! Cammino, 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 cammino. Push up, mountain, burpee. Yeah. Ok. Abbiamo fatto inchworm, inchworm push up, inchworm push up mountain, inchworm push up mountain, burpee. Ok? E adesso ripartiamo. E adesso ripartiamo da capo. 2 minuti massimo per di pausa. E adesso partirà un circuito EMOM combo abs on fire. Un minuto di blocco di lavoro. Ma combo che cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del blocco di lavoro abbiamo due esercizi, va bene? Il primo esercizio dura lo stesso tempo per tutti, ok? E dura 20 secondi. Quando scadono i 20 secondi, ve lo dico io, ma lo vedete, partono 10 ripetizioni in totale, 10 ripetizioni in totale del secondo esercizio che vi chiamerò. D'accordo ragazzi? Ovviamente vi darò le varianti relative. Che di cosa consiste il circuito EMO? Vuol dire che avete un minuto per poter portare a termine la combo. Se voi riuscite a fare tutto in 50 secondi, avete 10 secondi di pausa. Se non ve li guadagnate, non li avete. Dovete subito partire col secondo esercizio. Va bene ragazzi? Non mi fate arrabbiare, eh? So che potete farcela, ok? Mi raccomando. Primo livello, 15 minuti. Secondo livello intermedio, 18 minuti, livello pro, 21 minuti. Ok ragazzi? 15, 18, 21 minuti. Il primo è tenuta a banana. Il secondo è apro e chiudo gambe insieme alle braccia. Partito. Banana è questa, non ce la faccio, vado così, non ce la faccio, vado così. Ok? Ma non mollo la tenuta. Ok, posso anche cambiare questi in corso d'opera. Ok, non ce la faccio più così. No problem. 4 secondi, 3 secondi, 2, 1 e poi mi apro e chiudo. E ho questo, 1,
2, non ce la faccio, appoggio le gambe e le riporto, 3, 4 e 10, bene, ok, mi sono guadagnato 22 secondi di pausa. Quando scocca il minuto io vado in side plank sinistro e seguirà poi questo, 10 di questo, ok, terzo lato destro, resisto, non ce la faccio a fare così, vado sul ginocchio, mi mando il fianco sollevato, furbetti, non fate i furbi, dai. 2, 1, vado giù, gamba sollevata, ginocchio, 1, 4, non ce la faccio, gomito che mi appoggio, 5, che mi aiuta, 6, 10, bene, 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 mi sono guadagnato 20 secondi di pausa, io, tu non lo so, dai, 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 guys, come on, guys, 3, 2, 1, là, resisto, se non ce la faccio passo alla variante più light, non passo a cacciarmi per terra, dai, dai, resistere, cavolo, non facciamo i molloni, e 2, e 1, ok, posizione, ripeto, non ce la faccio, pam, distendo, pam, raccolgo, 3, 10, e mi sono goduto la pausa, anzi mi godo la pausa di 20 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, si va, e resisto, non ce la faccio, no problem, vado qui, a ovetto, ovetto, imparare i termini che quando ve li chiamo, papà, bisogna partire subito, via, let's go, 20, 1, ale, e 2, e 10, ok, 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 3, 2, side plank, 1, lì, 2, 1, vado giù, gamba distesa, mi aiuto se ho voglia, cioè se non riesco, non proprio se ho voglia, e 9, e 10, bene, 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 bevete spesso, sempre, durante il giorno, ma durante l'esercizio magari è meglio evitare, a meno che non vogliate vomitare, quindi prepararsi in caso il cestello. C'ha le cose pulite, tecnica bene, pulita, perfetta, precisa, poi il numero di ripetizioni arriverà col tempo. Distendo, su, e 10. Ok. Ok. Secondo giro, secondo round, se n'è andato. Teniamo duro. Chi si ferma come me, si ferma, ci allunghiamo mentre gli altri vanno avanti, Noi facciamo stretching mentre voi fate gli addominali, il tempo è lì da vedere, così che poi voi possiate fare il vostro stretching con calma. Bene, bene, bene ragazzi. Ci allunghiamo. Oh. Distendo gambe e braccia. Oh. Relax. Relax per noi, ma per te che stai andando avanti, ragazzo, spiace. Avanti. Gambe e petto, zona cervicale rilassata, osso sacro bello appoggiato, tutta la colonna attaccata al pavimento, mi schiaccio le tibie al bacino. E allungo. Chi ce la fa? Mani sui talloni e va, allunga, mento rivolto verso l'esterno. Buona, 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 mi raccomando ragazzi, post workout, a seconda di quella che è l'ora dell'allenamento, il pasto o lo spuntino, qualora fosse allenamento e uno spuntino di metà mattina, mi raccomando. Per dirvi, io uso proteine in polvere perché sono più facili, un frutto e frutta secca, oppure proteine in polvere e maltodestrine che sono i carboidrati in polvere. Frullo con la, cioè shakerò con l'acqua e lo butto giù. Se invece adesso post workout ho la cena o comunque un pasto principale, vado di pasto principale sempre mischiando
mi raccomando, nelle giuste quantità, carboidrati, grassi e proteine, e ad ognuno c'è la sua. Quindi è inutile che mi domandiate ma cosa dovrei fare, bim bum bim bum, no, bisogna prendere un appuntamento e farsi fare un piano alimentare fatto su misura. Ok ragazzi, sempre la stessa cosa, ricordatevi che i semplici consigli per voi sono lavoro per tanti altri, ok? Quindi investite su voi stessi, credeteci e vedrete che col giusto metodo, la giusta progressione, nel tempo otterrete il risultato che volete, qualsiasi campo sia. Performance, vita di tutti i giorni, lavoro, per se stessi, ve lo posso garantire. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo alla prossima. Chi deve continuare, continua ancora per un altro giretto. See you!